4 italiani su 10 realizzano un presepe, e mai come quest'anno era giusto dare l'importanza al ruolo che gli infermieri e i medici hanno avuto in un periodo drammatico, quello della pandemia, che non ha riguardato solo l'Italia, ma ha riguardato tutto il mondo. Ma da qua una consapevolezza, il ripartire, quindi quest'anno dare la giusta importanza proprio al ruolo degli infermieri e dei medici, e l'anno prossimo dare una giusta importanza a un soggetto che andremo a individuare insieme a Confartigianato in questo progetto, che vuole riportare anche la giusta attenzione sul ruolo dei presepi all'interno dei nuclei familiari, delle famiglie italiane. E come dicevamo prima, 4 italiani su 10 oggi realizzano un presepe. Un anno drammatico per quanto riguarda l'agricoltura, l'agroalimentare. È vero che non ci siamo mai fermati, ma l'agricoltura sta soffrendo esattamente come tanti altri settori produttivi. Abbiamo delle filiere che sono in fortissima difficoltà, dal settore ortofrutticolo per arrivare a quello zootecnico, a quello florovivaistico, a quello vitivinicolo. Cioè veramente non si è salvato un settore di fronte a una crisi che, come dicevamo, non ha precedenti, ma che rischia anche di mettere in serio pericolo la tenuta economica delle nostre imprese. Il presepe non ha mai lasciato le case degli italiani, di molti italiani. Noi abbiamo voluto rafforzare questa narrazione gentile che parla non solo di come eravamo, del passato, delle nostre radici, ma parla anche del nostro futuro con delle nuove figure professionali. È nell'ambito del manifesto di Assisi che la Fondazione Simbola, Coldiretti, Confartigianato hanno deciso di introdurre questi nuovi mestieri, e quest'anno non potevamo che partire dalla sanità. Ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno salvando le nostre vite e le nostre comunità, sono simboleggiate dalla statuetta di un'infermiera che verrà inviata in tutta Italia per essere inserita nei presepi, e che rappresentano l'idea che Papa Francesco ha ben evidenziato in quello straordinario discorso sotto la pioggia in una piazza San Pietro deserta, l'idea che nessuno si salva da solo.